Buonasera web spettatori, siamo alla Casa della Cultura di Milano, dove si è appena concluso il terzo incontro a difesa della scuola italiana, organizzato dal professor Giovanni Carosotti. Scuola e cultura, tra frammentazione e innovazione, è stato il tema di questa conferenza, con la professoressa Vittoria Fiorelli dell'Università Benincasa di Napoli. Io insegno all'università da tanto tempo, ormai la mia professionalità scolastica si perde molto tempo fa, diciamo, però ho insegnato 10 anni al liceo. Ricordo bene che cosa significa essere un insegnante anche in scuole di frontiera. Professoressa, la scuola italiana va difesa? Ho accettato con molto piacere di partecipare a questo percorso di difesa della scuola italiana, perché dopo tanti mesi di tensioni, di discussioni e di confronti certe volte anche molto ruvidi, ritengo che sia necessario tornare alla domanda che in quei giorni ci siamo fatti tutti. Perché questo titolo che è stato dato alla nuova legge di buona scuola è molto accattivante, ma la domanda di che cosa significhi buona scuola ce la siamo fatti in tante e non mi pare che la legge abbia risposto e non mi pare soprattutto che l'applicazione di questa legge stia rispondendo. C'è un divario tra una buona scuola degli insegnanti, dell'insegnamento, di un'educazione a tutto tondo e la buona scuola che funziona come struttura, come burocrazia, come amministrazione. Io credo che difendere la scuola oggi significhi soprattutto tornare ad una scuola che pensa ad un'educazione che è un'educazione completa, non solo professionalizzante, non solo finalizzata ad un mestiere, non soltanto semplice per l'applicazione contemporanea, ma che riesca a dare di nuovo ai ragazzi la capacità di comprendere, di analizzare, di sviluppare un pensiero critico. Un percorso che è sempre stato tradizionalmente collegato alle humanities o comunque alle discipline umanistiche e che oggi è in grande difficoltà nella scuola contemporanea, ma che deve ritornare ad essere centrale nel dialogo profondo, necessario e tuttora molto attivo nella cultura tra le discipline umanistiche e gli scienziati, che stanno aprendo nuove frontiere di approfondimento delle scienze umane e di applicazione non semplicemente tecnologica delle scienze. Secondo lei, questa riforma tenta di risolvere il problema della motivazione allo studio delle nuove generazioni? Io penso che la legge abbia un vulnus profondo. Questa riforma funziona, i ragazzi trovano la loro motivazione se gli insegnanti ritrovano la loro motivazione e questo non è al centro dell'attenzione né della buona scuola né della programmazione del Ministero e del Governo. Non faccio un discorso rivendicazionista di ruolo sociale che è fondamentale comunque, ma che non è l'unica questione. Il problema è proprio l'ascolto degli insegnanti, una nuova formazione per gli insegnanti, perché questo è il vero problema. Rimodulare la scuola senza pensare a un nuovo percorso per gli insegnanti, che non significa solo consentire loro di fare un periodo di pratica nelle scuole, perché quel periodo di pratica si risolve molto spesso con la stanchezza dei docenti che devono portare avanti comunque il loro lavoro e le loro classi, in dei percorsi di sostegno al lavoro di chi è già dentro, e come sempre non c'è innovazione nel principio della formazione degli insegnanti, in un percorso verso delle competenze che ancora nessuno capisce bene che cosa siano quando si devono trasmettere ai nostri studenti e che invece dovrebbero diventare non soltanto un elemento genericamente trasversale, ma un nuovo legame con i fondamenti disciplinari. Perché le discipline sono centrali, non si può far senza le discipline, vanno rinnovate nei linguaggi, ma vanno riportate al centro della didattica, della formazione dei docenti e della trasmissione dei saperi all'interno della scuola. Sembra che la riforma vada in un'altra direzione, poca attenzione al sapere disciplinare e docenti che possono insegnare più materie. È vero, è verissimo, gli insegnanti sono degli scienziati delle discipline prima ancora che della loro trasmissione e se non sono profondamente integrati con il fondamento epistemologico della disciplina, con i suoi linguaggi, non la possono neanche innovare nella trasmissione ai loro studenti, quindi questo è fondamentale. Il problema è sempre comunque un problema amministrativo.
L'insegnante diventa un tuttologo perché deve essere si deve poter spostare e ricoprire vari ruoli e varie funzioni a prescindere dalla sua provenienza disciplinare e scientifica, ed è questo il grande vulnus, anche perché tutta questa specializzazione, questa frammentazione degli specialismi è il vero problema della cultura contemporanea, dove avremo delle persone sempre specializzate su elementi specifici, ma che perdono di vista il sistema della trasmissione dell'educazione e della cultura nel suo insieme. Cosa consiglia agli insegnanti? Di guardare negli occhi i loro studenti, perché sono l'unica cosa che ci può tenere ancorati ai nostri saperi veramente. E al governo e al ministero? Io penso che loro non ascoltino, non ascoltano gli insegnanti, non ascoltano gli insegnanti della scuola, non ascoltano noi insegnanti dell'università, perché siamo insegnanti anche noi, specialmente noi che insegniamo nelle facoltà di scienze della formazione, abbiamo il problema di un pedagogismo esasperato che ci porta a una marginalizzazione delle discipline già nella formazione degli insegnanti. Pessimista o ottimista? Sempre ottimista. La ringraziamo, buonasera. A lei. Arrivederci. Dalla Casa della Cultura è tutto, arrivederci al prossimo incontro.